1239 nasce re Edoardo I d'Inghilterra, noto anche come Edward Longshanks e il martello degli scozzesi. 1497 ha luogo la battaglia di Deptford Bridge con la vittoria di re Enrico VII sulla ribellione della Cornovaglia. 1579 Francis Drake ancora la sua nave appena a nord di quella che un giorno sarebbe stata la baia di San Francisco in California. 1703 nasce John Wesley, evangelista inglese che diede inizio a società metodiste e portò a una rinascita evangelica. 1704 nasce John Kay, che brevettò il Flying Shuttle per operare sul filatoio di cotone di Arkwright. 1766 nasce a Portsmouth John Pounds, calzolaio, insegnante filantropico e l'uomo del concetto di Ragged School Movement. 1775, nella guerra d'indipendenza americana, le truppe britanniche vincono a Bunker Hill, a nord di Boston, nel Massachusetts. 1823, Charles McIntosh brevetta il panno impermeabile. 1867, il medico pioniere Joseph Listener asporta un seno canceroso a sua sorella Isabella usando l'acido fenico come antisettico. L'operazione è stata la prima in condizioni antisettiche. 1945 nasce Ken Livingstone, ex politico laburista e primo sindaco di Londra. 1974 una bomba dell'IRA esplode al Parlamento provocando ingenti danni e ferendo 11 persone. 1980 il governo rivela le posizioni dei missili nucleari statunitensi sul suolo britannico. 1999 muore Basil Hume, cardinale cattolico romano e arcivescovo di Westminster.